Siamo con Guido Cinieri, è responsabile dei giochi di carte della struttura d'attività giochi WISP. Siamo a Orvieto, Festival dei Giochi e delle Tradizioni, ed è da poco terminata un'attività che ha raccolto grande successo tra i ragazzi. Parliamo del Burraco Parole. Di che cosa si tratta, Guido? Allora, praticamente si tratta di un progetto che noi abbiamo studiato in WISP già da un po' di tempo a questa parte, dove attraverso il gioco del burraco, gioco molto diffuso, un gioco di carte molto diffuso, abbiamo sostituito i numeri, quindi il 3, il 4, il 5, con delle lettere dell'alfabeto. Lo scopo qual è? Lo scopo non è quello di formare delle sequenze, dei tris, delle combinazioni, ma quello di formare delle parole. Lo scopo finale qual è? Quello dell'apprendimento attraverso il gioco della lingua italiana e soprattutto delle lingue straniere, perché questo gioco portato nelle scuole dà risultati soddisfacenti, in quanto attraverso il gioco si imparano le lingue. Quindi al crescimento attraverso la didattica e attraverso il gioco delle lingue tipo inglese, francese o italiano stesso. Giochi di carte, giochi della mente. Ecco Guido, questa mattina se n'è parlato a proposito dei videogames. Anche i videogames in qualche modo sono giochi da tavolo, giochi della mente. Che differenza c'è con i giochi delle carte? Sostanzialmente non c'è nessuna differenza. Allora, quando noi parliamo di giochi sappiamo benissimo che laddove teniamo impegnata la mente fa bene a chiunque. Però c'è sempre un rischio. Il rischio di quello che noi facciamo, il rischio di informare su quello che noi proponiamo. Noi abbiamo il dovere, come giochi di carte, così come videogames, di informare quanto possa essere pericolosa la dipendenza da un gioco che può prendere tantissimo. Ci sono diversi giochi improntati proprio su questo, sulla dipendenza che possono creare. Questa dipendenza poi può portare alla ludopatia e, nella peggiore delle ipotesi, può portare all'azzardopatia. Per cui è un percorso che noi siamo tenuti, abbiamo l'obbligo di dover individuare, ma nello stesso tempo educare. Il nostro compito, quello di educatori sociali e di educatori allo sport, se parliamo di sport della mente, è un nostro dovere, è proprio quello di informare quali possono essere i rischi e i pericoli. Faccio un esempio fra tutti. Noi sappiamo benissimo che il coltello taglia, ma il coltello può essere usato in mille modi. Nel momento in cui viene usato male, il coltello diventa pericoloso. Il nostro compito è proprio quello di insegnare a usare il coltello, per fare una similitudine tra gioco e altro. Ecco, ovviamente parliamo di coltelli da cucina. Noi parliamo, sì, di coltelli. Guido Cinieri, rimaniamo sul tema dei giochi delle carte. Ecco, in questo momento qual è il gioco più in voga? In questo momento il gioco più in voga è il gioco del burraco. Si stima un numero di circa 3 milioni di persone che lo praticano, però nello stesso tempo è un gioco che al momento non è stato riconosciuto dal CONI, e quindi un numero indescrivibile di giocatori si trova un attimo disorientato sulla modalità di gioco da perseguire. Ecco, rimaniamo sempre nelle carte. Qual è il gioco, a tuo avviso, dove c'è più bisogno di fortuna, dove conta di più l'alea, la fortuna, il caso? Anche in questo caso noi possiamo parlare del burraco. È un gioco dove la componente fortuna ha una percentuale ancora troppo alta, per cui paragonarlo a un bridge, dove invece la componente fortuna è zero, in quanto è un gioco completamente matematico, diciamo che siamo ben lontani da questo. Ecco, per finire, quali sono le doti di un buon giocatore di carte? E in questo caso direi non tanto un giocatore che vince, che ha successo, quanto un giocatore che si diverte giocando a carte come vuole lui. Hai detto la parola giusta, che si diverte. Il buon giocatore non è quello che mira a vincere, ma è quello che mira a divertirsi. Quello che noi facciamo in WISP è proprio quello
che è quello di insegnare che la vincita non è il fine, il traguardo che noi dobbiamo perseguire, anche se per l'amor di Dio si gioca per vincere, ma nel caso in cui non vinciamo, noi pensiamo principalmente a ciò che ha a che fare con l'aggregazione, con il divertimento, con lo sport, con il sano, tra virgolette, agonismo. Oserei dire sportivo, ma dal momento in cui il CONI non lo reputa più uno sport, oserei dire un sano agonismo collettivo. Parliamo dei segreti, delle tecniche. Tu sei un esperto. Ecco, in tre parole, dal punto di vista tecnico, che cosa significa essere un buon giocatore di carte? Un buon giocatore di carte deve avere sempre una tranquillità e una serenità nel giocare, deve avere una buona memoria, deve avere un buon feeling con il proprio compagno di gioco. Ecco, per finire, che differenza, che confine c'è tra il gioco e l'azzardo, visto che parliamo di carte? C'è un confine, oserei dire, enorme ma sottilissimo nello stesso tempo. E ritorno a quello che era il discorso dell'educazione. Tutto paradossalmente può essere rapportato all'azzardo, non solo il gioco di carte in sé per sé, ma anche la semplice scommessa è un azzardo, c'è un'alea, noi non sappiamo mai quale può essere l'esito finale. Tutto dipende da quanto viene messo in palio da parte di chi... Guido Cinieri, per chiudere, parliamo di carte, parliamo di un'attività molto popolare a tutte le età. Qual è la differenza tra il gioco e l'azzardo? Beh, il gioco, lo dice la parola stessa, divertimento, aggregazione, è tutto quello che non ha a che fare con interessi legati alla vincita. L'azzardo invece non è altro che una miscelanza tra scommessa, alea, fortuna e guadagno. Quindi sono due cose completamente diverse. Il nostro compito è proprio quello di educare i giocatori a non sconfinare nell'azzardo e a prendere il gioco per quello che è: un divertimento, un momento di aggregazione, un momento di crescita e un momento di divertimento vero e proprio. Questa è la sostanziale differenza. Noi dobbiamo insegnare a usare il gioco per divertirci, non per arricchirci, anche perché col gioco non si è mai arricchito nessuno.